E ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente stiamo parlando molto delle creature presenti nel mondo magico, ma di un elemento importante di questa categoria non avevo ancora parlato. Sto parlando, come avrete letto dal titolo, degli Animagus. Che cos'è un Animagus? Andiamolo a scoprire oggi. Un Animagus è una strega o un mago capace di trasformarsi in un animale a proprio piacimento, senza l'utilizzo di una bacchetta. Questa è un'abilità che si apprende, non è un dono della nascita come invece, ad esempio, la metamorfosi. Il processo per diventare Animagus è estremamente complesso e la trasformazione può finire molto male. Proprio per questo motivo il ministero tiene sotto sorveglianza chi cerca di compierla e conservano appunto un registro in cui c'è scritto l'animale nel quale i maghi e le streghe intendono trasformarsi e i loro particolari segni. Solo stregoni grandemente potenti e qualificati sono in grado di assumere questa particolare capacità e senza ombra di dubbio non si deve neanche mancare di una certa predisposizione, altrimenti non si spiegherebbe come mai maghi tra i più potenti della storia come Silente e Voldemort non fossero diventati degli animagi, mentre degli scolari di 15 anni sì. L'animale in cui si può trasformare il mago non è scelto dal mago stesso, ma è determinato dalla sua personalità e dai suoi tratti innati. Ogni Animagus, quando assume la sua forma animale, è contraddistinto da un marchio identificativo dei tratti caratteristici del suo corpo. Sia la professoressa McGrind che Rita Skeeter, ad esempio, hanno infatti delle particolari striature che circondano loro gli occhi come segno dell'indossare gli occhiali. Peter Minus invece è quasi calvo e di conseguenza quando si trasforma in un topo ha il manto spelacchiato. Se un Animagus subisse un importante cambiamento fisico, allora riporterebbe quest'ultimo anche nella sua forma non umana. Un esempio può venire subito in mente ed è nuovamente quello di Peter Minus, che mantiene la sua menomazione del dito mutilato anche in forma di ratto. Adesso invece, dopo aver analizzato cosa siano gli Animagus e i loro tratti caratteristici, parliamo del processo di trasformazione in Animagus. Esso consiste nel tenere una foglia di mandragola in bocca per un intero mese, usando inoltre la foglia per la creazione di una pozione. E infine bisogna recitare l'incantesimo Amato Animo Anima Animagus, giornalmente, e bevendo la pozione durante una tempesta di fulmini, in sostanza. Ed è genericamente ritenuto impossibile trasformarsi in una creatura magica. Con un mese intero si intende dalla luna piena alla luna piena. Analizzando più nei dettagli, il mago deve, alla luna piena del mese dopo, deve sputare la foglia in una fiala. Quando la fiala viene colpita dai raggi della luna, la preparazione richiede l'aggiunta di alcuni capelli, il che ricorda tra l'altro vagamente la pozione polisucco. Poi bisogna immettere un cucchiaino d'argento di rugiada e la crisalide della testa di una falena falco morta. La miscela va poi messa in un luogo pacifico e buio. Invece, per costringere l'Animagus a tornare nella sua forma umana, è necessario effettuare l'incanto omosembiante. Parliamo invece adesso di altri particolari relativi agli Animagus. Come detto in precedenza, ciascun Animagus è obbligato a registrarsi presso l'ufficio in proprio delle arti magiche al Ministero della Magia. La sanzione per il non registrarsi presso il Ministero è l'imprigionamento ad Azkaban, con una durata per ora sconosciuta. Ma quali sono le differenze tra l'essere un Animagus e il trasfigurarsi in un animale? La differenza essenziale sta nel comportamento. Colui che si trasforma con un incantesimo, o anche un licantropo, perderà ogni singola caratteristica umana, mentre un Animagus mantiene queste particolarità e agisce esattamente come potrebbe fare qualsiasi essere umano al suo livello. Ad esempio Rita Skeeter è stata capace di intercettare conversazioni mentre era trasformata in uno scarabeo, cosa che un normalissimo insetto non sarebbe mai stato in grado di fare. Nei libri, l'animale in cui si trasforma ciascun Animagus è anche la forma del suo Patronus. Ad esempio il Patronus di James era un cervo. Ciò significa che quello di Sirius è un cane, quello di Minus è un topo, mentre quello di Lupin è un normale lupo in realtà, non un lupo mannaro, come ha detto la Rowling. Ma c'è da ricordare che il Patronus può cambiare quando si subisce una situazione sconvenente, come un grave lutto. Esattamente come succede a Tonks nel Principe Mezzosangue.
Inoltre, gli Animagus sono in grado di comunicare con gli altri animali. Ad esempio, Sirius riesce a parlare con Greta Stinky, il prigioniero di Azkaban, oppure Peter Minus riesce a conversare con gli altri ratti quando era in cerca di Voldemort. Ed inoltre, un Animagus sotto forma di animale può vivere molto più anni rispetto a quelli in cui può vivere l'animale in cui si trasforma. Ad esempio, Peter è rimasto per ben quasi 13 anni sotto forma di topo, e 13 anni per un simile animale sono tantissimi, visto che genericamente un topo del suo genere non vive mai più di 3 anni. Ma quali sono gli Animagus che conosciamo nel mondo magico? Il primo Animagus della storia magica è stato Falco Isaron. In particolare era capace di trasformarsi proprio in un falco, come suggerisce il nome. Un altro Animagus conosciuto fu Fata Morgana, la quale è anche ritratta nelle figurine delle cioccolane. Era in grado di diventare un uccello, ma non era registrata, siccome ai suoi tempi non esisteva ancora il registro al ministero. La terza animago sconosciuta è Cleodna, una famosa strega medievale di origini irlandesi. Appare sulle figurine delle cioccorane, e sia lei che Morgana furono trovate da Harry e Ron quando scartavano le cioccorane nel primo libro. Cleodna poteva trasformarsi in un gabbiano. È risaputo che anche Minerva McGranit sa trasformarsi in un animale, in questo caso un gatto soriano, grazie all'aiuto di Silente, offertogli quando era ancora una studentessa ad Hogwarts. Sfruttò a suo favore questa abilità nella prima guerra magica, per intercettare le conversazioni dei Mangiamorte e riferirle agli Auror. Ovviamente c'è da precisare che lei si evolse in Animagus legalmente, a differenza di altri. Dei malandrini ritengo che non sia affatto necessario parlarne, perché ho già fatto un video che trovate qui sopra. Se non l'avete visto, mi raccomando, andate a recuperarlo. Potrebbe esservi utile se non avete letto i libri. E infine dai libri conosciamo anche Rita Skeeter tra gli Animagus del mondo magico. Questa particolarità non compare nel film, ma nel libro in realtà invece noi scopriamo che la giornalista è in grado di trasformarsi in uno scarabeo, come accennavo prima. Ed è proprio così che riesce a prendere appunti sulle stravaganze di Harry o su Krum ed Hermione, che poi trascrive sulla Gazzetta del Profeta. La Skeeter fu infine catturata da Hermione, che gli disse che se nell'anno successivo avesse continuato, avrebbe riferito al ministero che Rita era un Animagus. Quindi infine anche lei ebbe la lezione che si meritava. Quindi ragazzi, per gli Animagus è tutto. Adesso ci tengo ad aggiornarvi un po' sulle novità del canale. In questo mese cercherò di fare il possibile per portarvi tutti i video sulle recensioni dei film di Harry Potter che mi restano da analizzare, perché non vedo l'ora di portare la mia classifica sul canale. E siccome per cercare di dare del mio meglio in questa serie di video sto leggendo anche i rispettivi libri, ho pensato che subito dopo la graduatoria dei film sarebbe interessante portarvene una anche sui libri. Quindi restate aggiornati sulle novità del canale per non perdervi questi video. Vi riferisco comunque che la prossima recensione parlerà di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Per chi se lo chiedesse, ho portato queste analisi dei film in ordine un po' sparso, cominciando per esempio dai Doni della Morte, poi portando la Camera dei Segreti, e ho fatto così perché intendevo iniziare a portare quelli che più mi sentivo in vena di esaminare. Anche se poi mi sono reso conto che effettivamente avrei dovuto portarli tutti in ordine, ma vabbè, lasciamo stare. Io come al solito vi ringrazio per aver visto il video, se non l'avete ancora visitato potete recuperarvi queste due rubriche che vi ho suggerito. Per oggi è tutto, e noi ci rivediamo al prossimo video, che parlerà probabilmente di qualcosa che riguarda Hogwarts. Ciao a tutti ragazzi!